In Veneto le regole di salute pubblica sono state aggirate da persone positive al coronavirus. Parole durissime che arrivano dal presidente della regione Luca Zaia, il quale sottolinea come il focolaio più grande registrato nella nostra regione dalla fine del lockdown sia costituito da cittadini stranieri, con decine di positivi e numeri che possono ancora crescere. A questa situazione già preoccupante si aggiungono poi altre gravi irregolarità, con positivi asintomatici che si rendono irreperibili ai controlli. E Zaia avverte, vanno assolutamente fermati. Abbiamo avuto nel luogo di ospitalità della Croce Rossa, nella sede della Croce Rossa, abbiamo 43 persone che sono positive. Venire a sapere dal prefetto e dai miei sanitari che molti di questi si sono dati a gambe e non sappiamo dove sono. Allora, se da un lato il vero problema è quello di garantire le cure a chi è sintomatico positivo, dall'altro c'è l'obbligo di fare in modo che chi è asintomatico e senza sintomi ma è positivo debba restare ovviamente in isolamento fiduciario, in isolamento, in quarantena, chiamatelo come volete. Il presidente lo ribadisce, è una questione di civiltà. Quando l'ho detto io qualche settimana fa sembrava fosse un'eresia, adesso vedo che tutti i cittadini invocano regole severe, e penso che non sia una questione di colore di pelle, di credo religioso, di scelte sentimentali o di altre robe, ma sia una questione di civiltà. Prima di tutto viene la salute dei cittadini, di chi è positivo, di chi è ammalato e di tutta la comunità che magari ignara rischia di essere contagiata. Il presidente chiede la reintroduzione del penale per tutti i casi in cui un positivo o una persona in isolamento fuggano dalla quarantena. Andiamo per gradi. Allora, il positivo oggi per legge nazionale, se esce dalla quarantena in autonomia, sapendo di essere positivo, ha il fermo, ha l'arresto, al carcere fino, se non ricordo male, a 18 mesi o 13 mesi e ha una multa fino a 5.000 euro. L'isolato invece, non positivo, ma che è stato a contatto stretto di positivi, che deve farsi la quarantena, se esce di casa solo una multa di 1.000 euro. Zaia ha sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, che gli ha comunicato i recenti provvedimenti del governo per contenere il contagio. Ci vogliono anche provvedimenti seri rispetto al tema delle ordinanze, ovvero delle quarantene dei positivi e dei contatti stretti di positivi, ma anche, mi lasci aggiungere, avere ben chiaro cosa stia accadendo a livello diagnostico in quel di Lampedusa quando gli immigrati arrivano. Premesso che devono stare a casa loro, ma quelli che sono arrivati, i richiedenti asilo che arrivano, devono comunque avere il test.